è l'ultimo, the last but not least, l'ultimo di quest'anno, intendiamoci, e volevo ringraziarvi per quest'annata intensa, per quest'annata importante, se non importantissima, e per tutto il calore che c'è stato in questa stagione diversa dal solito. Non prendiamoci in giro, lo sappiamo benissimo tutti. Il 2023 per la Juve sarà ricordato per sempre come quell'anno maledetto, e non è stato facile portare avanti diversi contenuti sul calcio in un momento in cui di calcio non si parlava, e quindi grazie. E grazie per il supporto, il calore, l'affetto, la vicinanza, grazie per tutte queste cose, perché anche ieri sera vi ho chiesto 3.000 like, li abbiamo ampiamente superati, quindi siete super top. Divento un po' debole, diciamo così, mi sciolgo quando c'è da ringraziare, ma io sono una persona che sa dire grazie, quindi grazie davvero. Vi ho lasciato anche qui sopra nelle schede il link al video di questa mattina in cui vi parlavo delle parole di Szczęsny, parole da leader, parole da capitano, parole che mi hanno gasato, che mi hanno scaldato il cuore, che mi hanno veramente fatto tornare su tutte quelle cose che forse nell'ultimo anno, proprio anche a causa di quello che è successo a extracampo, si erano un po' bloccate. Invece Szczęsny ha riacceso tutto completamente. Lui stesso dice: mi mancavano determinate sensazioni, le volevo rivivere, cosa che in questi anni non si è fatto. Andatevelo a vedere perché è un video che va a analizzare tutto il discorso bellissimo di Szczęsny ai microfoni di DAZN. Allegri, voto 7. Voto 7 perché la partita la Juventus ha meritato di vincerla ampiamente. La Roma non ha fatto chissà che cosa, la Juventus ha subito poco se non niente, infatti Szczęsny, ve lo dico subito, ne abbiamo già parlato stamattina, voto 6 perché non ci sono stati veramente concreti pericoli nello specchio della porta. C'è stato quel palo di Cristante, un paio di cross di Dybala, un altro paio di tentativi di Dybala, uno che è uscito, uno che invece Szczęsny ha parato facilmente. La Roma è stata Dybala dipendente, cioè la Roma è stata Paolo Dybala, su 5 occasioni credo che abbia avuto la Roma 4 create Dybala. E Allegri ha fatto una preparazione della partita, secondo me, giusta. La Juventus con Vlahovic, con Kostic, poteva già andare in vantaggio prima. Non mi è piaciuto soltanto la gestione degli ultimi 15 minuti, e dovevamo aspettarcela perché la Roma, lo sapevamo, negli ultimi 15 minuti si trasforma. Ha segnato ben 15 gol negli ultimi 15 minuti su 30. Però credo che sia stata preparata bene, la formazione titolare era giusta, l'assenza di Cambiaso si è sentita ma è stata comunque assorbita da questa Juventus, ancora Yıldız titolare, la gestione dei cambi non mi è dispiaciuta questa volta, anche se forse Vlahovic non l'avrei tolto per Milik. È stata interessante la scelta di Yıldız al posto di Kostic nel momento in cui la Roma doveva attaccare di più, perché potevano crearsi spiazzi e si poteva chiudere in ripartenza. Quindi tutto sommato io credo che la partita di ieri sia stata stravinta da Allegri nei confronti di Mourinho. L'1-0 è il risultato finale, l'output, ma quella che è stata la mia sensazione durante tutta la gara è stata differente, di una Juve che voleva questa vittoria, voleva fare una partita fatta bene, una Roma che è venuta a Torino con tutte le più buone intenzioni ma che poi ha fatto fatica, anche perché dall'altra parte c'era una Juve che ha fatto il suo. E quindi bene, 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 bene. Io non ho niente da dire oggi, se non quel quarto d'ora finale che mi ha fatto sudare 7 camicie, ma per il resto, secondo me, Juventus-Roma è stata una bella vittoria della Juve, una bella serata, una bella cornice, tutto a posto. Da questo punto di vista veramente non ho nessun tipo di cosa da dire. Ma voglio però evidenziare, sottolineare, lodare questo signore qua, che in settimana ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028. Bene, anzi, benissimo. Perché la vittoria della Juventus ieri sera nasce tutta da Gleison Bremer. Per me è il migliore in campo. Voto 7,5. E qualcuno potrà dire: ma voto alto, ti sei bevuto il cervello. No, 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 no. La Roma è Lukaku Dybala dipendente. La Roma è una squadra che va tantissimo alla ricerca del suo numero 90. Per poi cercare di alleggerire, scaricare e far giocare Dybala. Ieri sera Dybala ha fatto il suo, perché ha fatto una super partita per me Dybala ieri sera, si vedeva che ci teneva. Lukaku non c'è stato. Io ho commentato su Instagram a Bremer, che aveva messo le foto della serata, gli ho detto: ma Lukaku la sera del 31
lo fai uscire dalla tasca e lo ridai alla sua famiglia, oppure te lo tieni anche te a cena e lo vai a sfamare te? Perché veramente, ragazzi, ieri sera gli ha messo il guinzaglio, eh? Gli ha messo il guinzaglio e non gli ha fatto toccare il pallone. Credo che l'unico tiro di Lukaku sia stato da fuori area, quel bolide che ha probabilmente ucciso qualcuno in curva su un forse un'azione di vantaggio che era stata concessa alla Roma, ma niente. Lukaku ieri sera sembrava Luca Toselli che giocava nell'attacco della Roma. Il nulla cosmico, annullato completamente da Bremer. E se alla Roma annulli Lukaku, finita. Completamente finita. E quindi io credo che la vittoria di ieri sera passi al 100% dal colosso di Tapitanga, che ha veramente dominato questa partita e l'ha resa una passeggiata di salute. Bremer impeccabile, veramente impeccabile ieri sera. 5:30 Danilo, una delle note stonate del concerto della Juventus. 2-3 errori che non mi sono piaciuti, che non sono da lui, che non sono errori fisici, sono errori di attenzione, di concentrazione. Segno che forse in questo momento non è settato ancora come suo solito, dopo l'infortunio è tornato un po' ballerino. Poi da qui a dire che Danilo deve uscire dalla formazione titolare, secondo me ce ne passa, perché Danilo è sicuramente un giocatore importante per questa Juve, e perché non ci sono, tra le altre cose, dei sostituti all'altezza. Certo, c'è Rugani che fa sempre la sua partita, ma Danilo è un'altra cosa per tutto quello che ti mette dentro la partita. Però c'è da dire che ieri sera un paio di errori importanti, un paio di errori di un certo tipo sono da segnalare, secondo me. Sono da segnalare, e la Juve ha rischiato di prendere gol su probabilmente gli unici due errori grossi della retroguardia, e nascono entrambi da Danilo. Quindi questa cosa è da segnalare e monitorare, perché nelle ultime apparizioni Danilo è apparso poco lucido, secondo me. Voto 6:30 a Gatti. A me piace tanto quando Gatti si prende su e va sulla corsia di destra. Io torno a dire che Gatti è un difensore un po' particolare, è un difensore che ama più spingere che difendere, probabilmente ama più attaccare che difendere, una sorta di forse di terzino mancato, diciamo così. La sua dimensione perfetta è il braccetto di destra, perché ha quella progressione che, e poi quando gioca la palla in verticale, raso terra, bassa sugli attaccanti o sui centrocampisti offensivi, come magari può essere Yıldız, ieri sera ha fatto un paio di verticalizzazioni a Vlahović, niente male, sono le cose che mi fanno veramente piacere, queste qua, piuttosto che lanciare sempre su bim bum bam. Quando giochiamo palla bassa ci rendiamo pericolosi, come l'azione del gol, nata palla bassa. Bene, 6:30 Gatti. Ecco, qua so che qualcuno non sarà d'accordo, ma a me Weah non è piaciuto. Non mi sono piaciuti tutti e due gli esterni, quindi parlo anche di Kostic, che da voto 5:30 anche Kostic. Faccio una carrellata contemporanea di esterni. Un po' timidi gli esterni della Juve ieri sera, un po' timidi. Io Weah non l'ho ancora inquadrato, sono sincero. Ha giocato ancora troppo poco, ha avuto poco spazio dal primo minuto, e quello spazio dal primo minuto oggi non se lo merita. Cioè oggi Weah è una riserva, giustamente, perché è un giocatore che forse fa ancora un pochettino fatica a entrare in questi automatismi, ma soprattutto secondo me Weah è un giocatore che in questo momento non ci ha ancora messo tutto se stesso. Io vedo che è un giocatore che ha una bella falcata, una bella corsa, una bella progressione, però tante volte mi sembra più orientato a contenersi per una ragione difensiva, che è quello che gli chiede l'allenatore, piuttosto che mostrare le sue qualità. Quindi lui deve probabilmente fare questo passo in avanti, deve sbloccarsi da questo punto di vista, perché se non si sblocca da questo punto di vista fa probabilmente un po' fatica. Però è un giocatore interessante, un giocatore sicuramente interessante, che deve provare un po' di più la giocata, deve rischiare la giocata alla Bernardeschi, ok? Facciamo questo parallelismo chiaro a tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, perché secondo me ieri è stato una sorta di diesel, partito lento, poi sul finale un pochettino si è sbloccato, però secondo me non arriva al 6. Voto 6:30 invece a McKennie, giocatore che ormai mi fa ripetere sempre le stesse cose. Lui continua a metterci sempre le stesse cose, una vera e propria rinascita per Weston, che 12 mesi fa salutava la Juventus. Guardate in 12 mesi quanto può cambiare il tutto. Bravo Weston, bravo, bravo, bravo.
voto 6,5 a Locatelli, perché ieri la Juventus è stata in piedi grazie alla sua spina dorsale. La partita che ha fatto la Juve è stata possibile grazie a Locatelli, per me. Locatelli ha letteralmente sorretto la Juve con un lavoro in fase di interdizione monumentale. Bravo Loca. Difilato, ammonito, salterà la Salernitana, quindi squalificato alla prossima. Immagino che lo vedremo invece in Coppa Italia. E al suo posto Nicolussi Caviglia, o si andrà per il tridente? Beh, questo lo vedremo, ancora un po' troppo presto. Voto 7, Adri Rabiot. Forse non la sua miglior partita dal punto di vista offensivo, e poi il match winner, gol dell'1-0 lo fa lui. Tanto bene in interdizione, secondo me, tanto bene in fase di non possesso. Presente, molto molto presente. Davanti era mancato invece il suo spunto, freddezza glaciale sull'assist super invitante di Dusan Vlahovic. Quindi bene, bene Rabiot, se mi fai delle partite del genere in cui non ti fai vedere, però poi me le risolvi, me le sblocchi sempre, l'uomo più felice del mondo. Kostic 5,5, come vi dicevo prima, sugli esterni ho un pochettino di cose da ridire. La Juve è andata, secondo me, bene per vie centrali, non benissimo a destra e a sinistra. Kostic ancora un pochettino indietro, entra comunque nell'azione del gol, anche se in maniera un po' più passiva rispetto a Vlahovic e Rabiot, per usare un eufemismo. Anche qua sono dell'idea che Kostic debba recuperare ancora la sua miglior forma fisica. Ildiz 6,5. Allora, è partito un po' timido, perché non si è visto per i primi minuti di gara. Poi tutte le volte che andava a prendere quel pallone, e tante volte i compagni lo cercavano perché hanno capito che tipo di giocatore è, e quando gli dai la palla tra le linee, questo qua è... adesso l'abbiamo visto due partite, quindi ancora troppo poco, ma l'impressione in queste due partite è che quando questo riceve palla tra le linee sia un disastro, lo definirei l'Armageddon tra le linee. L'Armageddon è qualcosa che arriva boom. Io ieri l'ho definito esplosivo, perché tutte le volte che aveva la palla Ildiz sembrava accendersi una miccia e la dinamite era lì che faceva un po' così, e c'era da preoccuparsi. Stava per fare un gol che avrebbe tirato giù l'Allianz Stadium, perché l'avrebbe tirato giù, e tutte le volte che tocca la palla sembra dare velocità alla manovra. Ora, se questo continua così, credo che sarà non difficile, impossibile tenerlo lontano dai giocatori, dagli 11 o dai 12-13, quello che sarà. Nel video di stamattina dicevo che ha già scavalcato Milik e Ken nelle gerarchie. Fatemi sapere se secondo voi è così, ma io era davvero tanto che non avevo l'impressione di un ragazzo che ha giocato letteralmente due partite con la maglia della Juventus a 18 anni così pronto. L'ultima volta che ho avuto questa sensazione me l'ha data Pogba. Me l'ha data Paul Pogba. Poi va bene, possiamo parlare di Dybala, ma Dybala sapevamo già di che pasta era fatto. Possiamo parlare di Morata, però era un giocatore che veniva comunque dal Real Madrid. Questo è un giocatore che zitto zitto, nell'indifferenza generale, nella tranquillità assoluta, sta facendo delle cose veramente, veramente allucinanti. Quindi bene, 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 molto bene Kenan Ildiz. Veramente molto bene Kenan Ildiz. Ancora un po' troppo in pausa dentro la partita, possiamo dire così. Si prende ancora un po' di pause, ma è normale. È la sua seconda partita da titolare con la maglia della Juventus. Tutti gli altri sono stati spezzoni qua e là. Facci sognare, ragazzo. Sono con te. E adesso invece voglio prendermi un attimo, perché questa foto qui è emblematica. Questa è la foto in cui Vlahovic mostra il nome sul retro della maglietta, un po' come fece Dybala in quella amichevole, mi pare, con la Triestina. Qua invece era un'amichevole all'Allianz Stadium. Vlahovic mostra il nome, Dybala mostra il nome, lo scambio con Lukaku salta. Tutte e due le volte. È stato un what if incredibile. È stata una scelta
che la Juventus aveva fatto, quella di andare su Lukaku, perché la Juventus aveva scelto questo, non prendiamoci in giro, ci ha provato in tutti i modi. Non si è riusciti a incastrare col Chelsea, è rimasto Dusan, e ieri sera nel confronto tra Vlahovic e Lukaku, abbiamo detto prima, Lukaku annullato, Lukaku non era in campo ieri sera, non c'è stato. Tutte le volte che Lukaku ha giocato contro la Juve è andato male, credo che abbia segnato due volte, una nell'anno con Conte, una l'anno scorso in Coppa Italia, e due volte su rigore. Lukaku su azione è sempre stato annullato, annichilito da Chiellini, da De Ligt, da Bremer. Tutte le volte che ha giocato contro un marcatore di un certo tipo, Lukaku, cioè, ma anche cioè, sempre annichilito. Museruola portato a casa. Vlahovic ieri sera è stato un'ira di Dio invece. Ora, è una partita singola, quindi non si può fare il confronto. Però è una partita così importante, una partita così decisiva, perché era una partita decisiva per le sorti del campionato italiano, per come poi racconteremo le classifiche a fine anno. C'è una certezza che Lukaku è stato annullato da Bremer e Vlahovic ha annullato Llorente, perché è stata una partita di una fisicità impressionante di Vlahovic, di una fame impressionante di Vlahovic, e questo giocatore qui, quando gioca con questa voglia qui, mette in mostra, in evidenza un talento, perché quello è talento puro, che mi fa emozionare, perché quella roba lì è quella che ha reso Vlahovic il Vlahovic che due anni fa andiamo a prendere a gennaio, eh? Quella cattiveria lì, quella fame, quella roba lì l'ha reso il mostro di Firenze. Non Pacciani, Vlahovic. L'aveva reso il mostro di Firenze. E lo siamo andati a prendere. Lo siamo andati a prendere noi. È un giocatore umorale. Chi era in live ieri sera con me, dopo 5-6 minuti, Vlahovic ha fatto un appoggio non banale, non scontato, il più difficile ma efficace. E ho detto, ragazzi, occhio, perché Vlahovic è in partita, Vlahovic è in serata, Vlahovic è in fiducia. E si era visto nei primissimi minuti, tutte le volte che nei primi minuti Vlahovic fa una determinata cosa, capisci come andrà la partita. E ieri sera avevi capito che era in palla. Gli è mancato il gol? Nessun problema, se gioca sempre così il gol arriverà sempre. Sono fiero ed orgoglioso che Vlahovic sia ancora il nostro numero 9 e sono contentissimo che non sia arrivato Romelu Lukaku. L'ho detto, lo ripeto e lo ribadisco, e non è soltanto un discorso della singola partita di ieri, non è soltanto un discorso di questa stagione, non è soltanto un discorso di Vlahovic o Lukaku, ma è un discorso sul lungo. Vlahovic ha dei margini di crescita incredibilmente più elevati rispetto a Lukaku, che è già arrivato al suo massimo e che presto andrà a scendere, a calare e a diventare un giocatore diverso da quello attuale. Vlahovic invece è un giocatore che sta entrando nella maturità calcistica piena, l'anno prossimo andrà a spegnere 24 candeline, il che significa che ha ancora tanti anni di calcio importante davanti, ancora 8 anni per arrivare, 7 anni per arrivare a diventare quello che è oggi Romelu Lukaku. E Vlahovic, se riesce a mantenere questa fame qua, è un giocatore con dei colpi che in Serie A hanno pochi se non pochissimi. Vai, avanti così, Dusan. Chiesa 6,5. Anche lui quando è entrato si è visto pochino, ma come con Yıldız, quando poi c'è stato il momento in cui prendeva la palla e andava a puntare, i pericoli sono nati, ci sono stati. Chiesa si allargava di più rispetto a Yıldız, che stava più per vie centrali. Ha dato un pallone meraviglioso a McKennie. Weston, mannaggia te, mannaggia te, non l'ha buttato dentro. Però lì la Juve può andare sul 2-0 senza problemi. Bene, mettere su Chiesa quando stai vincendo 1-0 è un lusso che secondo me in Serie A si possono permettere in pochi. Continuerò sempre a portare avanti questa mia linea di pensiero secondo cui la Juventus ha un reparto offensivo di tutto rispetto. Oggi come oggi Milik e Ken lottano per la quarta o la quinta posizione nell'arco delle preferenze. Ditemi voi quale altra squadra in Serie A che gioca con un attacco a due punte può permettersi di dire Milik e Ken, vabbè dai, Ken quinto, Milik quarto, Yıldız dove lo metto,
Chiesa lo facciamo entrare dopo, l'altra volta abbiamo fatto entrare Vlahovic. Secondo me lì davanti siamo messi bene. Voto 6 a Ealing. Voglio essere generoso, diciamo così, con i subentrati, perché sono entrati quasi tutti a un quarto d'ora dalla fine, dove la partita è scoppiata, è degenerata, è iniziata un'altra partita, quindi sia Ealing che Chiesa che Milik, vabbè Rugani non ne parliamo, gli diamo una valutazione positiva. Ma perché? Perché hanno retto l'urto di una Roma che aveva cambiato tutto, e non penso sia facile entrare in un momento in cui la squadra avversaria inizia davvero a credere che sia necessario giocare la partita di pallone, che prima invece non ha fatto. Poi Ealing pochettino in difficoltà subito quando è entrato, poi si è messo lì, ci ha messo il suo, ci ha messo un po' più di concentrazione. Ripeto, interessante la scelta di Allegri di buttarlo dentro quando la Juve sta vincendo, proprio perché la Roma andava a trazione anteriore, quindi potevano nascere degli spazi. Rugani senza voto è entrato alla fine perché McKennie non stava bene, Danilo si è alzato a centrocampo, siamo andati a ricreare la difesa dei momenti in cui non prendevamo gol, quindi Rugani, quindi Bremer e quindi Gatti. Interessante come cosa, con comunque Danilo in campo. E questa è l'analisi della partita, questa è la mia opinione su Juventus-Roma, ma questo è anche l'ultimo video di questo 2023. Io ancora una volta ringrazio tutti quanti per questo splendido viaggio. Si conclude il 9° anno del canale YouTube, l'anno prossimo spegneremo il 14 di maggio 10 candeline, faremo una bella festa tutti insieme. E niente, io vi invito ancora una volta a lasciare un mi piace di supporto, un'iscrizione a questo canale, perché la mia volontà è comunque arrivare a 250.000 iscrizioni. Sarebbe meraviglioso, un traguardo che 10 anni fa non potevamo nemmeno immaginare, nemmeno sognarci. Che altro dire? Ah, vi ricordo che eventualmente ci sono le iscrizioni aperte al canale, gli abbonati i video li vedono prima, soprattutto quelli delle pagelle, e quindi qualcuno degli abbonati questo video l'ha già visto, per tutti gli altri invece ci vediamo nel tardo pomeriggio.